Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Matteo Montevecchi, consigliere regionale della Lega in Emilia-Romagna, ha recentemente acceso il dibattito politico con le sue osservazioni su Elena Cecchettin, sorella di Giulia Cecchettin. In un post su Facebook, Montevecchi ha definito inaccettabili le dichiarazioni di Elena, esprimendo un giudizio severo e richiamando l'attenzione sulla necessità di respingere con fermezza tali affermazioni. La polemica si concentra in particolare sulle opinioni di Cecchettin riguardo la violenza di genere e l'assenza di un patriarcato, temi che hanno provocato la reazione di Montevecchi. Il consigliere leghista ha esteso la sua critica non solo alle parole di Cecchettin, ma anche alla scelta dei suoi abiti e dei simboli utilizzati nelle immagini condivise sui social media, suggerendo una possibile connessione con il satanismo. Tra i simboli indicati da Montevecchi ci sono il pentacolo, croci rovesciate e statue di Lucifero, descritti come la rappresentazione del male. Oltre all'aspetto esteriore, l'attacco si concentra sulla sostanza del discorso di Elena Cecchettin, definito come espressione di un'ideologia woke, che secondo Montevecchi, promuove una divisione tra uomini e donne. Il politico leghista sostiene che le cause delle violenze non derivino da un patriarcato, considerato ormai inesistente, bensì da una perdita di valori e da una pericolosa cultura narcisistica. Queste osservazioni si inseriscono in un contesto più ampio di dibattito politico e sociale che coinvolge altre figure, come Stefano Valdegamberi, consigliere regionale del Veneto, che ha affrontato tematiche simili nella sua regione. Montevecchi, con le sue dichiarazioni, invita a un'azione congiunta di uomini e donne per evitare la trappola di una generalizzazione e retorica che considera preoccupante. La sua posizione richiama l'attenzione su una riflessione più profonda sulle cause della violenza di genere, suggerendo che il problema possa essere più radicato nella società che nella struttura del potere maschile. Teniamo a precisare che quanto descritto rappresenta le dichiarazioni ed il pensiero del politico citato. Detto questo, cosa ne pensate delle dichiarazioni di Matteo Montevecchi? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!